video magazine firmato Va Vibrata Life. Oggi a Detto Tra Noi torniamo in cucina con un ospite speciale. Lui è Mirko Di Marcello, autore del blog Oggi Cucina Mirko. Benvenuto. Grazie, grazie mille. Curiosando un pochino sulla sua pagina di Facebook, ho letto che lei dice di se stesso: non sono un blogger, non sono un cuoco, non sono un attore, non sono un musicista, ma cerco di fare un po' di tutto. È bellissima. Sì, diciamo che mi piace fare ciò che mi piace fare, quindi non mi sono mai tirato indietro, insomma, suono, scrivo delle piccole musiche per jingle musicali, ho fatto in passato attore teatrale e poi musica, dirigo un coro insieme a mia moglie, la cucina, faccio un po' di tutto, insomma, male ma faccio tutto. No, assolutamente no, visto insomma le visite del suo blog e tutte le persone che la seguono. So che è anche molto corteggiato da aziende alimentari che le chiedono di sponsorizzare e provare i loro prodotti nei suoi piatti. Sì, diciamo che è una cosa nuova per me perché, vabbè, quando ho iniziato l'avventura di questo blog non pensavo di trovarmi a fare queste cose. Però è diciamo che è una cosa molto risaputa tra i food blogger, che le aziende, alcune aziende contattano i blogger per vedere i propri prodotti nelle loro ricette. Lei non lo sa, ma ha salvato tantissime famiglie e soprattutto matrimoni, perché ha deciso di aprire un blog indirizzato ai mariti in panico. Sì, diciamo è stato un ritagliarsi una nicchia, perché di food blogger femminili ce ne sono a migliaia, di maschili un po' meno, però devo dire che ho visto ce ne sono diversi e anche bravi. Io ecco, per mantenere fede insomma anche alla mia ironia, ho escogitato questa ricetta last minute per mariti nel panico. Mi sono messo nei panni di chi come me per primo magari non è esperto in cucina e si trova a voler cucinare o a dover cucinare per forza di cose per la propria moglie, per la figlia, per i figli. E magari sono ricette semplici, last minute appunto, realizzabili da tutti. È bellissimo infatti il fatto che lei cerchi di coniugare nelle sue ricette la creatività, la semplicità e davvero la disponibilità di quello che si ha a casa, quindi non il panico di dover correre al supermercato per fare spesa. Sì, cerco sempre di mettermi nei miei panni, quindi apro il frigo, magari ecco, un marito nel panico non avrà il tempo di andare a fare la spesa, quindi di andare magari a comprare il pesce fresco, userà quello congelato, userà prodotti che trova tranquillamente in cucina senza dover andare a fare spesa. Ci sono però poi, naturalmente perché piace anche a me, delle ricettine un po' più elaborate, però cerco sempre di minimizzare il lavoro. C'è qualche moglie che l'ha ringraziata per quello che fa? Sì, ma più che altro perché devo dire che nonostante sia dedicato ai mariti nel panico, il blog è molto seguito anche dalle donne, quindi ho dei feedback da parte di persone, di donne, che appunto ringraziano perché hanno salvato la cena, ma per loro, insomma, per aver dato un'idea di cena o di pranzo. Lei qualche anno fa ha partecipato ad un interessante concorso in Liguria? Sì, a dicembre. Ah, quest'anno, l'anno scorso? L'anno scorso. Com'è andata? È andata benissimo, inaspettatamente, perché ho vinto il primo premio. Come ho detto altre volte, non amo mettermi in gioco, l'ho fatto semplicemente per dare una visibilità in più al sito. È andata bene perché dopo la prima fase delle 12 ricette da votare, la mia è risultata tra le prime tre e quindi siamo andati in tre, appunto in Liguria, all'hotel Cenobio dei Doggi, che aveva organizzatore del contest, e abbiamo realizzato in diretta questa nostra ricetta. È stata un'esperienza bellissima perché poi sembrava un MasterChef diciamo riprodotto in miniatura, però è stata un'esperienza bellissima. Il suo cavallo di battaglia? È il piatto vincitore poi del contest, perché l'ho riproposto in diverse varianti che
sono queste mini lasagna cupcake con ragù di mare o ragù di salsiccia, insomma. Lo sfoggio spesso quando ho delle scene importanti. Bene, e se invece un giorno non dovesse cucinare Mirko, quindi dovessimo invitarla a cena o a pranzo, che come la conquistiamo? Con quale piatto? Ma sicuramente il pesce. Pesce perché, vabbè, beh, mi piace particolarmente. Mette molto in difficoltà. Purtroppo, beh, se la richiesta è quella, preferisco il pesce, sicuramente. No, come dico sempre, mi piace andare in giro un po' per i ristoranti. Magari, ecco, cerco sempre quel ristorante che ti dà qualcosa in più. Nel senso, se devo andare in un ristorante e mangiare un piatto che posso tranquillamente preparare a casa, me ne sto a casa. Quindi mi piacciono, insomma, questi ristoranti un po' ricercati. Che cosa a suo avviso non deve mancare sulle tavole degli italiani? Un bel discorso. Diciamo che, vabbè, io avendo moglie farmacista ho la testa ogni giorno, dobbiamo mangiare questo, dobbiamo più mangiare più questo, meno questo. Però diciamo che sicuramente, come dicono in molti, bisogna variare spesso e mangiare un po' di tutto. Vale la regola dei 5 colori, quindi? Sì, secondo me sì. Ok, allora intanto ricordiamo, prima di concludere questo bellissimo incontro di oggi, dove possiamo conoscerla e leggerla e incuriosirci delle sue ricette? Vabbè, sicuramente sul mio sito, da lì parte tutto, che è www.oggicucinamirco.it. Poi vabbè, da lì potete raggiungermi sui social, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Okay. E YouTube. C'è un piccolo canale che spero prima o poi di utilizzare un po' meglio, dove ci sono delle rapide video ricette molto fatte in casa. Però, insomma, iniziamo da poco. Bene, no, è tantissimo e noi la ringraziamo. In ultima cosa, un sogno nel cassetto? È sicuramente di fare un corso di cucina, perché vabbè, io cucino ma non ho le basi di cucina, quindi approfondire questo concetto base di cucina mi piacerebbe molto. Difficile da conciliare con il lavoro e la vita privata, però è tra i miei sogni. Il feedback più bello che le hanno fatto o scritto sulla sua pagina, o magari le hanno mandato un messaggio che le ha fatto capire che era sulla strada giusta? Il mi piace di Antonino Cannavacciuolo su una mia ricetta. Wow, quale? Ho riproposto un suo piatto, naturalmente semplificato alla mia maniera, però insomma mi ha dato grande soddisfazione, anche perché è uno dei miei miti. Benissimo. Allora, io la ringrazio tantissimo per questa piacevole conversazione, però lei ci deve promettere che un giorno ci ospita nella sua cucina per vederla direttamente al lavoro, perché seguirla solamente sui social a noi non basta. Volentieri. La ringrazio tantissimo. Grazie. E con questa promessa ci lasciamo e le auguro una buona giornata. A voi, grazie. Arrivederci.